capelli diventano un atto d'amore, i giovani non leggono più e ancora non è un romanzo giallo. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Un gesto semplice come un taglio di capelli che diventa un atto d'amore verso il prossimo. Come? Grazie al progetto Donazione Capelli, realizzato da Treatwell in collaborazione con Una Stanza per un Sorriso. L'associazione che dal 2015 si impegna a fornire supporto estetico e parrucche organiche alle donne pazienti oncologiche. Ma capiamone di più ai microfoni di Pop Economy con Giampiero Marinò, amministratore delegato di Treatwell. Ci siamo detti cosa possiamo fare che sia qualcosa in più rispetto al nostro core business, no? Che sono le prenotazioni online. Siamo entrati in contatto con l'associazione Una Stanza per un Sorriso e ci siamo detti: questa è sì un'iniziativa che ha un senso, che è collegata al mondo della bellezza e che sinceramente ci rende orgogliosi. I nostri utenti possono prenotare il trattamento donazione capelli. In cosa consiste? Si può donare, quindi dare una vera e propria seconda vita ai propri capelli, che vengono poi presi da questa associazione che costruisce, grazie a questa donazione, delle parrucche, che sono poi uno strumento per aiutare l'estetica di donne che sono in difficoltà durante i trattamenti della chemioterapia. L'emozione di fare un gesto per gli altri direttamente dalle testimonianze di un donatore e di un parrucchiere che ha aderito al progetto. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Ve le ricordate le favole della buonanotte? Quelle che ci leggevano i nostri genitori quando eravamo piccoli, a voce alta, mimando le voci dei diversi personaggi. Quelle favole che ci hanno fatto innamorare della lettura e che ricordiamo ancora. Ecco, pare che i bambini di oggi questo amore per la lettura non lo abbiano esattamente sviluppato. Una ricerca del National Center for Education Statistics ha rivelato che solo un tredicenne americano su tre nel corso di un anno ha letto un libro per divertimento. E i dati si riferiscono al periodo pre-pandemia. L'American Academy of Pediatrics raccomanda quindi di iniziare a leggere ai bambini fin dalla nascita per gettare le basi per sviluppare l'amore per la lettura. Questa attività infatti raggiunge il suo apice quando il piccolo ha 5 anni, da lì solo un'inesorabile discesa. E sembra tutto più assurdo se si pensa ai benefici della lettura condivisa. Quindi il consiglio è uno solo: genitori, armatevi di libri e voce tonante. I bambini stanno aspettando le loro storie. Innamorarsi della lettura non è poi così difficile. Dalle pagine di un romanzo giallo alla realtà. La scrittrice statunitense Nancy Crampton Brophy nel 2011 scrisse un saggio dal titolo Come uccidere tuo marito. A 11 anni di distanza la donna è stata condannata per averlo fatto sul serio. L'autrice è stata ritenuta colpevole di aver assassinato il marito, uno chef di 63 anni, con un colpo di pistola. Secondo quanto emerso dal processo, la donna avrebbe costruito una pistola mettendo insieme pezzi di varie armi. Avrebbe fatto attenzione alle telecamere di sicurezza e avrebbe ucciso il marito in un luogo con pochi testimoni.
Prima di commettere l'omicidio, avrebbe convinto il marito a sottoscrivere una serie di polizze assicurative sulla vita. In molti casi era lei stessa la beneficiaria. Passò molto tempo a pensare agli omicidi e quindi anche alle procedure della polizia, aveva scritto Crampton Brody nel suo romanzo. Ora quella macabra fantasia è diventata realtà.